Il 6 marzo ricorre la giornata mondiale dei giusti in cui si è ricordata la scomparsa di Moshe Basic, magistrato israeliano sopravvissuto all'Olocausto. Questa giornata è stata istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento europeo per ricordare tutte le persone che ovunque, in ogni tempo, si sono impegnate, hanno fatto del bene, salvando nel rispetto della vita, della dignità e dei diritti personali altri esseri umani, senza piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni da cui in più occasioni la terra è stata macchiata. In questi giorni la giornata assume un significato ancora più profondo e immediato. Inevitabilmente il pensiero corre alle sofferenze del passato, mai dimenticate e purtroppo veramente attuali. C'è stato un tempo in cui ci si è ripromessi di non tornare a quel punto. Possiamo però ancora cercare di contenere la sofferenza e la distruzione. Il tema di quest'anno è prevenire genocidi e le atrocità di massa, le storie dei giusti contro il silenzio e l'indifferenza. Esistono infatti tante, troppe situazioni drammatiche in cui ci si volta dall'altra parte, per indifferenza, paura, perché non si ritiene di avere il diritto di agire, ma sappiamo che ci sono state e ci sono ancora tante persone che affrontano la vita. Aiutano il prossimo e per questo meritano di essere ricordate. Nel mondo ieri, nei 150 giardini dei giusti, sorti in tutto il mondo, anche a Sassari, nati grazie all'impegno di tanti personaggi illustri, tra cui Gabriele Albertini, David Sassoli, Sergio Mattarella, si sono avute toccanti testimonianze, tra cui quella della senatrice Eliana Segre, consegnate pergamene, dedicate targhe, ricordato. Perché la memoria deve aiutare sempre a crescere e a non commettere nuovamente terribili errori. Oggi più che mai abbiamo necessità di vedere la positività e di metterla in pratica, per migliorare un mondo che a volte sembra dimenticare.